Renzi è impegnato in una telefonata, abbiamo allora Tommaso Migliaccio. Signori, abbiamo ancora 5 interventi dopo Tommaso Migliaccio, che propongo di gestire nel pomeriggio dopo la pausa pranzo, perché tanto... Perché noi dopo pranzo vorremmo trarre conclusioni, perché Francesco dobbiamo rispondere a 2500 sollecitazioni che ci sono venute questa mattina, quindi se siamo brevi sì, però ecco, non vorremmo andare oltre l'1:40, ok, adesso è l'1:25. Tommaso, breve. Allora, brevissimo, non riesco ad essere perché le sollecitazioni sono tante. L'aula mi commuove per due motivi: A, perché io vedo tanta gente che ho visto a Bologna un anno e mezzo, B, perché c'è la bandiera della Repubblica Italiana e della Repubblica Romana, che al rispetto di ogni sovranismo è un simbolo universale. Non me ne raccorto, se no d'accordo. Io vengo dall'Emilia Romagna, anche se calabrese, quindi in particolare a Bologna, quindi in parte plus infidelium, dove più rosso non si può, quindi essere dirsi liberali, poi approfondiremo come, dove e quando, non è facile. Noi come gruppo bolognese, anche se all'origine c'era la velleità di essere gruppo emiliano romagnolo, però ci siamo almeno confrontati a livello bolognese, guardando mea culpa, nostra culpa, più verso la Romagna che non verso noi. Chiedo scusa quindi in primo luogo del mio nome. Io credo che vabbè, è giusto non fare la storia del liberalismo da Locke in poi, però è opportuno anche, come dire, tenere i contatti con chi la fiamma liberal-democratica l'ha tenuta accesa, quindi non eccediamo, e noi questo anche l'abbiamo fatto. Abbiamo anche dei giovanisti, uno che ha approcciato l'Alde che non aveva ancora 18 anni, Tommaso Mezzetti, tanto per dire, però ho anche quelli che fanno parte del vecchio mondo liberale e repubblicano, che io onoro perché devo disconoscere questo, e abbiamo anche contattato tutto questo mondo che è fatto di repubblicani del PRI, fuori del PRI, fuori di ogni partito, dentro il PD, nell'associazione di Israele, nella UIL, nell'associazione mazziniana, eccetera. A livello locale Bologna è una cucina di problemi, perché quello che all'onore delle cronache, cosa abbiamo avuto? La delirium tax, cioè i commercianti che dovevano pagare per il patacchino, e questa è qui nata una riflessione, perché se è giusto non parlare dei grandi problemi, è giusto non parlarne fine a se stessi, però è giusto porsi il problema se il rigore economico sia figlio o meno del neoliberismo, perché poi, e allora una riflessione sul rigore economico e sul legame tra il permanere di questo rigore economico e il permanere della pressione fiscale sui piccoli e piccolissimi imprenditori, secondo me va fatta. Non so se mi spiego, quindi un convegno su questo ce l'abbiamo già in cantiere. No, però per me su Bologna è molto sentita, perché i commercianti sono veramente massacrati. No, ma io come dicevo prima, la fiscalità locale è un problema. Passo, nella presentazione sì. Che avevo fatto, abbiamo detto convegni sì. Su questioni che toccano i cittadini, sì. Sì. Convegni su Hayek versus Keynes, no. No, però, cioè, è meno interessante. No, però ci possono stare le due cose. C'è una riflessione che tenga insieme le due cose. Comunque su questo ci confronteremo, perché poi. Con l'amico dell'Umbria, che adesso non vedo, secondo me possiamo riprendere il discorso, perché in Emilia Romagna è molto sentito il discorso del consumo del suolo, e su questa cosa ci si menano cioè la procura lavora su questo ogni giorno. Sulla procura stessa di Bologna ci sono stati dei problemi, perché qui non è stato sollevato specificatamente il problema dell'equilibrio tra i poteri, della magistratura, delle tutele individuali a livello di garanzia dei diritti nel processo, eccetera. Quindi altre a livello locale abbiamo sempre nell'ambito del per utilizzare in maniera proficua il tempo libero, personalmente mi sono occupato della figura di Bruno Passi, che molti non sanno chi è un bolognese protagonista della Repubblica Romana. Perché secondo me il problema del recupero della memoria è un problema, è una questione da non sottovalutare. Chiedo a livello, non c'è, ma se si ritiene di dover articolare il livello ALDE oltre che a livello regionale, a livello cittadino.
nel senso che io sono responsabile a livello regionale per la semplice questione che quando a Bologna si disse qualcuno è disponibile, io alzai la mano, dopodiché non essendo legato alla cadrega, come suol dire, se questo luogo, se questo incarico volesse ricoprire qualcun altro sarebbe felice. Aspicherei però appunto di mantenere anche un livello diciamo di provinciale barra cittadino per evitare che quelle che sono le peculiarità locali possano non essere sufficientemente massaggiate. Poi, grazie a Dio ci chiamiamo alleanze, non ci chiamiamo partito, quindi eviterei riflessi leninisti di purezza della razza liberale. Alleanza mi ricorda più l'alleanza degli alleati, no, gli alleati della seconda guerra mondiale, la NATO, cioè alleanze tra persone libere, tra pari, tra liberi, non partiti in cui io sono meglio di te, io sono più a destra, più a sinistra, eccetera. Io proprio il concetto di alleanza, no? E anche alla luce di questo interpreterei le norme, perché altrimenti cadiamo nel fariseismo. Poi tu che sei dei radicali sempre no, già dato quando eri bambino e vabbè, ci sono delle colpe dell'imprimato che non si può, già dato. Sappiamo benissimo qual è il valore della contaminazione. Anch'io, e mi faccio in mea culpa, sono ed è una posizione, vi assicuro, scomodissima in una minoranza quasi veramente da riserva indiana che si chiama Libera PD all'interno del PD. No, non mi vengo. E poi secondo me è un problema di foro interno, come dire, uno è iscritto a una loggia massonica ed è cattolico, è un problema suo se vuole andarsi a prendere la comunione o meno, però su questo poi il dibattito è aperto. Voto utile, adesso trascuro quello che sul discorso Renzi non Renzi, però sicuramente senza Renzi probabilmente oggi avremmo vinto. E non so qual è il vero peggio. Dopodiché vi dico una cosa, se per caso non riapro la polemica o il confronto sul discorso di forma istituzionale, una cosa, chi vi parla ha molto a cuore la libertà, come tutti quelli che sono seduti. Se Renzi dovesse essere il nuovo Cesare, qui avete uno che è pronto a fare il nuovo Bruto. Buongiorno. Ah, ultima cosa, siccome l'amico Marucco del Libero ha detto, ha posto seriamente il problema della compatibilità tra PD e ALDE, io vorrei simbolicamente stringergli la mano per dire che comunque il tutto deve avvenire uno spirito di amicizia e fratellanza. Grazie.